Siamo con Salmo alla Casa del Disco, fuori ci sono 1000 persone ad aspettarti. Raccontaci di questo nuovo disco che sei qui a presentare oggi. Raccontaci in che senso, ti devo parlare di tutto il disco. Da dove nascono i testi e i messaggi che vuoi mandare? Guarda, diciamo che non ho fatto un piano preciso per il disco. Ho sempre scritto in maniera spontanea, diciamo. Diciamo che ho detto la mia su determinate cose. Niente, il messaggio non c'è un messaggio preciso. Non dico cosa dovrebbe fare la gente per vivere meglio, diciamo. Nient'altro. Però colpisci soprattutto i giovani, come mai secondo te? Ma perché... Probabilmente perché il tipo di musica che faccio è abbastanza nuova, okay. Quindi veramente i ragazzini sono attirati dalla novità, diciamo. Io cerco di essere serio in quello che faccio, anche in quello che scrivo, in modo da dare un buon esempio. Quindi, c'è una canzone in cui citi una frase che odio le video interviste. Mm-hmm. In queste situazioni come te la cavi? Così, non so che cavolo dire, immaginati quanto... Ma non le faccio mai queste robe perché non ci sono artisti adatti a fare queste cose, no? A parlare davanti a una telecamera, a dare delle spiegazioni sulla musica che fanno. Io probabilmente non ci riesco, capito? Io voglio solo suonare, fare la musica e poi ognuno può dare la propria interpretazione, capito? Non devo per forza dare spiegazioni su quello che scrivo. Tutto qua. E invece la copertina del disco ce la puoi spiegare? Scusami. Ma posso così, magari qualche altro. Diciamo che è un'interpretazione di me da vecchio. Dobbiamo dietro nel retro c'è un bambino, c'è un passaggio dalla mezzanotte, dal vecchio al giovane. È un po' quello che rappresenta il disco. E ci sono varie sfumature dal vecchio suono a quello un po' più fresco, più attuale. Tutto qua. Grazie. Dai, va bene, basta così.